conosce, ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardasse che io, avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistenza. Detto se ne ha sentito parlare. Non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra, no. Non conosce questa organizzazione? No. Non sa nulla di questo? No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali? Ma ha sentito la televisione, il giornale, sì. E si chiude anche il periodo. Pubblico ministero, per la corte si potrebbe anche mettere fine. Il pubblico ministero è d'accordo per chiudere, mi pare che ormai si sono consolidate le situazioni. Esatto. Marchese Giuseppe c'è? Sì. Allora potete accompagnare via Mutolo. E allora, chi comincia dei due? Lei dice che il Marchese non l'ha visto mai, giusto? Anche se è cognato di suo cognato. Non l'ho visto mai. Prima volta che sto vedendo, ecco. Visto io. Io volevo dire Abbazia, no? Senza Abbazia. No, io sembrava così la chiamata Abbazia. E io ti chiamato, chiamami di lei perché un naio è Abbazia, vuoi dire... Come arresta nessuno? Guarda, io non ti conosco, cominciamo così, Marchese. Io gli porto un particolare. Tu particolare non hai niente di... No, un minuto, no, così non andiamo avanti, amico mio. Non andiamo avanti per niente. E allora faccia passare prima a lui e poi parla. Ecco, avanti. Io devo dire a lei se Bastia gradisce raccostarci di misura, chi lei. Misura le distanze. Ci dica a lei, se lei non 78, quando si fece il mesuaro a Bagarella, perché logicamente Bastia dice con la vista a Bagarella. Tu lo sai se l'hai visto o non l'hai visto una botte che... Non lo interrompa! Siamo stati... E che diamine! Noi abitavamo in via Michele Cipolla 106. Quando c'è stato il suo fidanzamento, si è presentato Bastia con tutta la famiglia in via Michele Cipolla e Bastia portò anche un mazzo di rose con un cestino a mesuaro. Ora, logicamente Bastia dice qua... Dopo, logicamente Bastia dice che non c'è venuta la Michele Cipolla. Ma siccome è del 78 che si sono fatti fidanzati e dice non se lo vuoi. C'è stato un altro particolare che io sono stato più di una volta nella villa di dove che già l'ho puntualizzata altre volte, l'ho portata a San Giuseppe Iato per farlo spostare dalla villa di cui si pensava che ci poteva essere una retata. Siamo stati a Mazzara del Vallo, ne pare una cata, la Bastia aveva una villa da, attualmente ce l'ha, infatti l'estate si passa sempre da, chi ha famiglia. Ora, logicamente la Bastia dice, io non conosco a nulla. Quando finisce io devo rispondere, a Camorra non posso rispondere, il Presidente ha detto, quando il signor Presidente mi dà la parola io ti rispondo. A mezzo fufu manco conosce Bastia. Logicamente a me frate uno conosce manco, Ozzo Totò Lazio di San Giuseppe uno conosce manco. Per me passiamo a parlare. Guarda. Se il Presidente... Il Presidente rispondo. Io non conosco tua sorella, non conosco te, non conosco tuo fratello, non conosco nessuno. Tu parli sempre di... Sì, scusa. Tu parli sempre di ville. Ville e non ville, ma è giusto che indichi il posto dove sono queste ville, dove sei venuto. Guarda che uno, una volta che ci va accompagnato, non può sapere i posti, ma uno che va da solo una volta, due volte, tre volte, quattro volte in una villa, ma come viene a non poter indicare dov'è questa villa, dove sei venuto? Io non conosco né te,
né tua sorella, non ho visto più mio cognato, io non conosco tuo fratello, tu puoi dire e tutto chi gliel'ha detto che Marchese non le ha indicate le ville? Ma perché l'altra volta non ho, io desidero che mi sentica la villa, signor Presidente, posso parlare un attimo? Passia fanio. Però la signora parla, dica. Io praticamente in questa villa di quella stiamo che parlando di quella di San Giuseppe Iato. No, prima di quella di San Giuseppe Iato c'è quella di Villa Grazia, Villa Grazia. È Amolara. In questa villa ci sono andato la prima volta con Bagarella e mio fratello Antonino. Mi disse Bagarella, dice, Pino, perché stiamo in questa villa, credo che ci sta il suo tuccio. Ti raccomando, te ne tu scusa, a puttiello, senza morire, un parlare con noi, perché siamo, che del sito cosa abbiamo? Se non c'è bisogno di ci sono scusa. Siamo arrivati qua, in cui questa villa già io l'ho indicata, si è fatto il suo palloco, e anzi, nel suo palloco che abbiamo fatto, di come l'ho descritta io, il cancello era, io me lo ricordo bene, sul cancello era tenuto, quando ci siamo andati a fare, era tenuto vide, era un vide fresco. La villa corrisponde a quella che, dove siamo stati con Uzzu Totò. Dopo c'è stato, siamo stati anche a San Giuseppe Iato. A San Giuseppe Iato ce l'ho portato io, a lui con la famiglia, che mio zio mi ha avvisato e dice, Uzzu Totò, scusate, siete già. Che avete sapere Uzzu Bruno Conciata. L'ha portato in macchina lei? No. Salvatore Reina, detto Totò, è un noto criminale italiano legato a Cosa Nostra, ovvero un'organizzazione criminale mafiosa fin dal 1982. Viene indicato anche con due soprannomi, ovvero Ucurto, vuol dire il corto, per via della sua bassa statura, e la belva, adottato per indicare la sua ferocia sanguinaria. Salvatore Reina, nato nel 1930 in una famiglia di contadini, perse il padre e il fratello Giovanni nel 1943, mentre stavano cercando di estrarre la polvere da sparo da una bomba inesplosa. Ma Totò Reina rimase illeso e in questi anni conobbe il mafioso Luciano Liggio, con il quale intraprese, diciamo, la sua carriera mafiosa, entrando nella fosca mafiosa dello zio paterno di Reina, ovvero Giacomo Reina. Il primo omicidio di Salvatore Reina risale quando egli aveva solo 19 anni, il quale uccise un suo coetaneo in una rissa con un colpo di pistola e di conseguenza la prima esperienza al carcere del Lucerdone di Palermo. Infatti venne condannato a una pena di ben 12 anni, ma scontata parzialmente, ovvero 6 anni, per poi nel 1956 essere scagionato e di conseguenza si unì nuovamente con Liggio e la sua banda per riprendere la sua carriera mafiosa. Uno dei fatti più importanti che riguardano Salvatore Reina è la famosa questione del papello, ovvero un foglio di carta scritto in stampatello con ben 12 richieste dalla mafia allo Stato affinché non ci siano altre stragi, altre vittime, altro sangue. Ma queste 12 richieste, Mori e De Donno hanno dichiarato di non aver mai ricevuto questo papello, nulla del genere, ma questa versione fu subito smentita. Ma la cosa che incuriosisce parecchio è che negli anni seguenti, anche se Totò Reina era in carcere, il governo centrosinistro, ovvero quello di Prodi, nel 1997 chiude le supercarceri di Pianosa e Asinare, che era uno dei punti del papello, e successivamente anche quella del 2002 di Berlusconi, che modifica il 41 bis, che era un altro punto del papello. Latitante dal 1969, Totò Reina venne catturato e arrestato il 15 gennaio del 1993. Egli venne arrestato al primo incrocio davanti alla sua villa. L'arresto fu favorito dalle dichiarazioni rese nei giorni precedenti dal suo ex autista, ovvero Baldassare Di Maggio. Egli adesso detiene una pena di ben 16 e più ergastoli. Io sono andato con la 500. E lui come è andato? Lui è andato, quando l'ho andato a trovare è andato con la Mercedes, lui aveva una Mercedes. E guidava lui? Sì signore, e guida molto bene.
Siamo andati. Lei c'ha macchine? Io non c'ho macchine, non so guidare. Non sa macchine, non sa guidare. No, lui paga soltanto i ragazzi lucantiere. Vabbè. Non c'ha la macchina, paga soltanto i ragazzi lucantiere. Vabbè, non faccia commenti neanche lei, eh? Sì, signore. Siamo andati, sono andato a avvisarlo, di cui mio zio mi ha detto di fare sapere queste cose. Mi ha detto, dice, aspetta, perché è necessario, e ne andiamo dando un sudato a San Giuseppe. Dice, tu fammi le staffietta. L'ho lasciato là e me ne sono andato, me ne sono sceso da Mapparema. In un'altra villa là, a San Giuseppe, giusto? A San Giuseppe, lo Sudotò. E nata a Mazzara. Tu, Massia, mi vanno a chiamare con Giovanni Brusca, nell'81, mi vanno a chiamare con Giovanni Brusca. Senza interrompere. Dice, c'è un Sudotò, ci avrebbe bisogno di te. Sei a disposizione, dice, ma si sa fare un ciavaglio che ci vuole uno sciano. Se lo guardi questo omicidio? Non se lo guardi? Ora ci puoi tu particolare. Siamo arrivati, io e mio fratello mi accompagna, mio frate, io faccio una 127 e ne chiamiamo. Arrivando a San Giuseppe, giovamo a lui con la famiglia, a macchina, poi ci siamo vicino a un paese. Io sono rimasto là con lui, con la famiglia. Dopo c'era di fare questo omicidio. Allora loro dovevano fare, c'era anche Barduccio, Di Maggio Barduccio, che quella è la prima volta che ho visto Barduccio. Loro mi dovevano portare soltanto la fibbia quando Cristo si trovava a fare il suo paese. E dopo un momento, dopo tu ci scendeva io, volevo ammazzare e ne andavo. Non è venuto in questa festa, allora ci aspettavamo perché ora passano a fare la festa o paese nero. E vediamo se Cristo vuole. Aspettavamo che venisse la festa, siamo andati a paese e siamo andati io, Brusca, Baiduccio, a fare il suo omicidio. Siamo ritornati là. Mi fa Uzzu Totò, dice, come io, c'è tutto a posto, a posto. Dopo era a pigliare delle pizzette, pollo, insomma, cose di rosticceria, eccetera, facciamo una tavolata di ramanze nel suo spaziale, che c'era anche una specie di magazzino e ci mettevano fuori in maggio cose a campagna. Signor Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Mi scusa se posso restare seduto perché sono un pochettino maluccio con la mia salute. Senz'altro, è sua facoltà. La ringrazio a lei e alla Corte. Signor Presidente, le volevo dire che io in questo processo mi domando e mi ci domando che cosa ci sto a fare, perché io praticamente quando è successo queste strage di Firenze, di Roma, di Milano, io sono stato arrestato il 15 gennaio del 93 e lì appena mi hanno arrestato mi hanno portato nell'isolamento a Roma e quindi non avevo contatto con nessuno, spalle delle telecamere dietro la porta, dietro le feretoie, mi hanno messo le guardie penitenziarie, quindi per e 5 anni e mezzo, 6 anni sempre ho avuto questa situazione. Per i primi mesi, qualche 7-8 mesi, fino verso al mese di luglio, io non sentivo televisione, non avevo giornali, non sapevo se era né vivo o se era morto, cioè non era. Ero isolato da tutti. Quindi che cosa succede? Che lei non può fare accertamente chi per lei che io ero tenuto in queste condizioni. Ecco perché mi domando, ma io perché sono imputato in questo processo? Allora mi si dice in primo tempo mandante, poi mi si dice in un'altra maniera, ora all'ultimo sento che nella sentenza si dice ediatore. Quindi io sono un ediatore, condannato mediatore. Però, signor Presidente, la verità è che forse allo Stato servo per parafulmine, perché tutto quello che succede in Italia e che è successo in Italia all'ultimo si imputa Rina è parafulmine e Rina sta bene per tutte le pietanze, per tutte le processi che si vengono fatte a Rina o ai compagni di Rina. Quindi che cosa succede? Che ne ci parlo di questa situazione di qua di Firenze, ma se io sono lì che non ho contatto con nessuno,
a chi lo mandai a dire, come lo mandai a dire, come sono ideatore, come la ideai. Allora se si cerca quello di Mazzara, il pentito, che dice, vabbè, Masina abitava a Mazzara, Zina abitava a Mazzara, ma questo senatore che dice che Zina abitava a Mazzara, dice delle bugiarderie, dice delle cose che non sono vere, perché a Mazzara, signor Presidente, signore della Corte, c'è un mio fratello che si è fatto fidanzato nel 72, si è sposato nel 74, ha abitato sempre a Mazzara, mio fratello ha la famiglia là a Mazzara, mio fratello è mazzarese perché abita lì. Quindi io, da latitante, come stavo a Mazzara o facevo il mazzarese? Quindi sono tutte cose anche ammendate di questo signor senatore e cose. Poi ci sono il discorso dell'altro processo, per dire io mi trovavo nel processo Falcone. Nel processo Falcone c'è un aereo nel cielo che vola mentre che scoppia la bomba. Questo aereo non si può trovare di chi è. E allora quindi si condanna Zina perché certamente Zina sta fa comodo. Ne troviamo nel processo di Borsellino, e lì sul Monte Pellegrino c'è l'hotel e nell'hotel ci sono i servizi segreti, quando succede che scoppia la bomba i servizi segreti scompaiono, però non vengono mai citati perché si condanna Zina, perché l'Italia così è combinata. Cioè quando Scarpa dice io non ci sto, io gli devo dire, signor Presidente, io non ci sto a queste condanne così. Queste sono condanne di Stato fatte a tavolino, non sono condanne perché si cerca la verità, perché io ho commesso questo delitto o ho fatto commettere questo delitto. Sono delle cose, delle trovate assurde, perché se lei vede, il De Carlo viene creduto quando accusa a me o accusa ad altri, ma quando il De Carlo viene che dice che andare a trovarlo nel carcere dell'Inghilterra i servizi segreti americani e quelli israeliani, e quelli dell'Inghilterra perché volevano aiuto per uccidere a Falcone, lui ci ha nominato a suo cugino quello che si trovava poi, che si venne a trovare poi imbeccato lì al carcere di Roma. Quindi che cosa succede? Che il cugino, il poverino, si è messo a disposizione, però poi ci ha lasciato le penne. E quindi questo qua ci andava per esempio a trovarlo pure il terrorista per commettere il delitto, che questo terrorista si cita l'avvocato mio Ciamperone e altri lo citano per essere citato, però non si deve citare questo testimone perché gli era mandato dei servizi segreti, era mandato del colonnello Conforte che oggi è generale. C'è tutta una situazione per dire c'è Brusca che dice che alle bobole da fece mettere un proiettile, Gina non sapeva niente, però tutte cose vanno avanti, signor Presidente. Qua quando l'avvocato chiede o cerca il testimonio del figlio di Ciancimino, il figlio di Ciancimino non è stato mai citato, non è stato mai sentito. Perché non si deve sentire il figlio di Ciancimino che era in contatto con il colonnello dei carabinieri, l'allevo di quelli che mi hanno arrestato? Perché questo Ciancimino che collaborava con questo colonnello non ci dice o non viene a dice il perché 5-6 giorni prima l'onorevole Mancino ci dice Zina in questi giorni viene arrestato? Ma a Mancino che ce lo disse 5-6 giorni prima io venivo arrestato? E allora ci sono queste signore che mi ha venduto, chi è che mi ha venduto? E allora cercare la verità, che non è che significa volere cercare e commettere delitto. La verità sta bene a tutte, signor Presidente, può stare pure bene a me. Ma perché mi si deve condannare a me delle cose che io non so e non ho commesso e non ho fatto? Io, signor Presidente, ringrazio a lei e alla Corte per avermi sentito, però mi sento la persona additata per dire tu sei parafulmine dell'Italia, tu devi pagare il conto di tutti. E io sono qua, malato, malandato, ci affidiamo alla volontà di Dio. La Corte ci affidiamo alla volontà di Dio.
Signor Presidente, luce l'accusa. Signor Presidente, ci aspettiamo, ci aspettiamo alla volontà di Dio. Grande, Dio può pensare anche per tutti. Buongiorno alla città. Un malanimo nei suoi confronti, anzi, la volontà che la giustizia trionfi sempre. L'udienza è tolta. E ci siamo messi a mangiare tutti quanti là. Marchese, tu... E dopo, ma siamo fatti di parlare, e dopo si picchia la parola. Dopo c'è stato che c'erano arrivate anche delle pistole, e c'erano delle pistole nuove. E anche lei, ma lui mi ha detto, dice, che queste pistole sono solo i saibavai, noi ai dinomensi, i vigni di la Recina, non lo sono i saibavai. Dice lui, dice, la massa è bella quando ne esce un luchino. Bagarella. Bagarella. Dopo c'è stato un'altra volta che siamo state a Mazzara del Vallo, è venuto Bagarella prima di arrestarlo. È venuto Bagarella a prenderci, a me, mia sorella, traccia mia sorella. E dopo è venuto mio fratello, quello sposato, con i familiari. E siamo andati a mangiare in questa villa a Mazzara del Vallo. Da gatto. Eh? Da gatto. E a Mazzara del Vallo, io ci dico a Mazzara del Vallo che un padrone gioca a Mazzara del Vallo è Mariana Agrata, però a Villa è diciamo appunto su Mariano, perché su Mariano non fa un passo se prima un giudice a Ido, a me non ho periodo che era fuori, tutte cose puzzuto tuccio. E siamo andati a mangiare qua in questa villa, di cui c'erano i suoi figli, all'epoca erano tre figli, Totò, Francesco e Lucia. C'era sua sorella Manuela, la sorella della moglie. Sorella Manuela di chi? La sorella di Bagarella. Ah, Manuela. Di Bagarella, sì. Adesso c'era delle volte anche a casa, nella ciabella dove stava prima, e c'era anche, accudiva i figli, c'era una mano nei polizia, eccetera, perché a casa era nana. E dopo c'è il particolare, quando io sono stato combinato, sempre col consenso di Luzzo Totò, che a me ce ne ha parlato lui, ci facevo io di spola tra Palermo e Barcellona. Barcellona che c'era? Barcellona Pozzo di Cotto, perché c'è stato, chi c'era? Sì, c'era mio fratello. Ah, ecco, sì, perché è stato arrestato per il fatto del copo di via Pecore Girardi. E di cui quella volta mi disse, dice, a chi ci vai? Essendo che aveva bene quel periodo, lo doveva interrogare Borsellino. Il fare se trovare attaccato, perché stanno venendo tutti i modi possibili per chi lui sa fare. Come se facevo un pazzo, e come l'ho fatto anche io nel periodo in cui mi accusavano vari omicidi. Questi erano i contatti. Dunque, vediamo di riordinare un pochettino le cose, perché lei non scantoni. Marchese sta dicendo, sta parlando di luoghi che lei ha frequentato, di conoscenze, di familiari suoi, dei suoi figli. Conoscenze dirette, di essere stato in luoghi che ha financo descritto, dove lei viveva, anche se non erano delle proprietà che figuravano appartenenti ad altri. Lei al riguardo che cosa risponde a lui? Ma signor Presidente, io rispondo a lui che sono tutte cose che lui si inventa pure quelle dei bambini. Perché ne ho tre figlie e si chiama Lucia. Io la quarta si chiama Lucia, la più piccola, signor Presidente. Quindi, come vede, lui non sa, lui parla... Tu parli per sentito dire, perché venivano a colloqui i miei cognati, tu parli perché ti raccontavano qualche cosa lì i familiari. Ma io a te non ti conosco, non ti ho visto, non so di queste ville. Non sono stato mai a Mazzara. Tu non porti ste ville, ti ho detto dove sono, tu parli di ville, certo pure io posso parlare di ville e di cose marchese, pure io posso parlare di ville. Il sopralluogo ha detto, però, stiamo attenti, ha detto che ha fatto il sopralluogo, l'ha individuato. Ma allora che poi vediamo, facciamo sopralluogo pure a Mazzara, scusa, marchese parla, signor Presidente, queste sono cose che si vede lei. Dobbiamo fare, quello che si dovrà fare. Sì. Lo vedrà la corte, lo vedranno i pubblici ministeri, quello dovrà chiedere, è un altro discorso. Però lui è qua. Lei si limita a rispondere alle circostanze che ha indicato il Marchese. Quando Marchese tu accuse... Caro Marchese prima, perché io non sogno più un suo caro. No, che non lo so cuore. Quando tu accusi a tuo fratello, accusi a tuo cognato, tu a quello che non hai più da accusare.
Tu accusi tutto e tutti. In riferimento alle dichiarazioni che sono state fatte, il pubblico ministero dimostrerà che le ville di cui si parla sono state individuate, che corrispondono esattamente alla descrizione e che sono riconducibili a persone assai vicine a Salvatore Riina, al quale vorrei che fosse posta la domanda di come spiega che qua al momento del suo arresto è stato trovato in possesso di una carta d'identità falsa intestata a persona di Mazara del Vallo. Perché io ho pagato soldi, ho dato 300.000 lire e mi hanno fatto questa tessera. E riproporrei la domanda se ancora oggi nega di conoscere quel balduccio Di Maggio che fu partecipe, come ha detto questa sera Giuseppe Marchese, di quella tavolata a San Giuseppe Jato che immediatamente successiva all'omicidio di quel personaggio di Roccamento. Signor pubblico ministero, io non conosco Di Maggio e come non conosco manco Marchese. Evidentemente, questo quando ascolteremo Di Maggio, evidentemente procederemo anche a questa verifica. Quindi di tutte queste circostanze che ha detto il Marchese, lei che cosa può rispondere? Che non è vero. Parliamo che alcune circostanze, me pare, così come le riferisce Marchese, che potrebbero essere oggetto, se non sono state già, perché io delle indagini che ha fatto il pubblico ministero non so nulla, potrebbero essere controllabili. Ma certo, signore, e poi vediamo. Signor Presidente, facciamo anche quella di Davia Michele Cipolla. Sono passate tanto tempo, siccome questa portiera che c'era in quel periodo in quel palazzo era troppo un giocante, come infatti c'era Bagarella quando veniva, diceva ma chi sta proprio a sbirra, proprio, perché ogni volta, in quel periodo quando sono venuti i familiari, tutti loro, a fare visita per conoscere la fidanzata di Bagarella a casa nostra, di cui in quel periodo quando sono venuti loro, si informarono che mi all'indomani dice ma che ci fu fiesta a Poitiera, ma che ci fu fiesta cosa, eccetera, eccetera, sopra, come? No, questa si informò. Di cui c'era preoccupazione se chissà magari poteva conoscere a Cocchiano Ridd un domani. Mi sembra che quando è arrestata a Bagarella anche, e a mio fratello, penso che passiamo anche a signor Presidente, posso rivolgere una parola? Lei può parlare. Penso che passiamo anche ha ricevuto una bomboniera. No, io non. Del fidanzamento. No. Quando è arrestato a mio fratello, e hanno fatto anche la perquisizione a casa, hanno trovato dei bomboniere regali, eccetera, che lui anche ha fatto dei regali. E di cui in queste bomboniere c'erano anche dei bigliettini, c'erano i bigliettini Mondello Mario, perché Bagarella si faceva chiamare Mario, e Vincenza Marchese. Mi scusi, sempre per agevolare questi ricordi, in una delle sue dichiarazioni Marchese ha parlato di una specie di festeggiamento, fra molte virgolette, dopo l'omicidio in Serillo. Vogliamo ricordare anche questo? Questo dopo l'omicidio in Serillo è stata dopo un paio di giorni quando abbiamo commesso questo omicidio. Siamo andati in una villa di Monreale, ci sono andati io e mio zio. In questa villa abbiamo trovato Nene Gerace, Ossuto Duccio, sarebbe Reina, Brusca, altre persone che c'erano che io non conoscevo, e Uzzu Settimo. Uzzu Settimo, non mi ricordo il cognome, come si chiama? Uzzu Settimo aveva una chiana di Monreale, c'aveva un ristorante in luogo. E Peppo Cambino, di cui scherzando là quando siamo arrivati, Peppo Cambino mi ha tirato a parte nel giardinetto e mi fa dice, che ha battuto la risata, dice, per noi c'è ancora da frescare le ricche, perché quel periodo quando abbiamo fatto l'omicidio di inserirlo, non ho avuto il tempo di scendere il furgone e mi passavano i pallottoli. L'ha già detto, questo so. Di cui c'è stata la bicchierata. E abbiamo messo un sudotò, dice prendiamo un altro bicchiere per fare un brindisi con un mosciantone. C'erano i casci di mosciantone, eccetera. E abbiamo preso due bicchieri, l'hanno messo sul tavolo, pieni, per l'augurio al presto, che è più presto possibile, Bagarella e Antonino Marchese siano assieme a tutti noi. Niente pure visto in mente. Sei un mentaccio. Chissà è stato sempre la sobbedutere. Sei un mentaccio. Chissà è stato sempre alla sua tattica. Sei sempre un mentaccio. Sei degno di manicomio vero. È un manicomio, passiamo e ci facciamo un manicomio. Se vuoi domani ci facciamo un manicomio. Vai, vai.
queste argomentazioni, queste cose scritte, queste cose. Torna a queste battute sul manicomio, che significa quello che sta dicendo ora il signor Marchese? Mi ci mando lei per al manicomio. Come andavo al manicomio? Io era direttore io all'ospedale. Cioè, non direttore, poi ci eravamo, non direttore. Prego, ti. Siamo stati, quando sono stato io arrestato, mio zio Filippo mi fece sapere che... Lei fu arrestato Filippo per l'assaggio di Bagheria. Io mi hanno arrestato a me per Porto d'Arme. Per Porto d'Arme dove dice è arrivata una telefonata anonima, come sempre nessuno si telefonata anonima, non si sa come arriva, si telefonata anonima, è vero. E poi che fa dice, che mi accusavano di assaggio di Bagheria. Mi fanno sapere in anticipo, dentro il carcere, che in isolamento, dice, io mentre da fare in mentre era lì in umare, perché dice c'è un peruglio, visto fatto i assaggi. E di cui io mi sa dare da fare, e ho tentato di fare la tentata in peccagione, e per farmi portare a manicomio. Nel momento in cui mi dicono questa cosa, ci sta, ma come va a fare? Perché qua che io faccio una tentata in peccagione, dico, se mi scendo copiare ce la si pinni, dice no. So fino tu guardo con un saccio, mi so fino tutto il collo con il lenzuolo. Mentre io mi stavo arrampicando nella finestra, che stava per passare con la volante, aveva passato il pane, e già il pullarà aveva besato pure all'avoce. Questo passa per la salupane, dico, guarda, si sta baccando, si sta baccando. Perché io già di ogni prima, mentre va a fare un pochettino di numeri, pure all'aria, quando scendeva all'aria, eccetera. Mi mettono, io... faccio il finto svenimento, mi butto per terra, di cui Pullarà dopo viene, perché quel periodo stavano tutta pietra da nona sezione, e mi fa anche la respirazione bocca a bocca, mi pigliano, mi portano in infermeria, eccetera. E mi portano dopo al letto di contenzione. Dopo vario tempo, di fare un mesetto così, con l'interessamento anche di quelle che erano in infermeria, chiamano parlato anche col dottore, e mi portano ad Aversa, di qua a Napoli. Hanno interessato un sudotò, che dopo me lo fece sapere mio fratello, che si stava interessando un sudotò, e ci fu a sapere di Novolietta. E incaricare a Raffaele Ferrara, parlare con il direttore, Raffaele Ferrara adesso l'hanno ammazzato, che aveva i concessi che avevano fratello loro, che la nuova famiglia, la vecchia famiglia. Ed è venuto su Raffaele Ferrara, che ha parlato col direttore, si sono messi a disposizione di tutto. Sto procaccino hanno affidato la perizia a lui, si è preso 10 milioni per fare questa perizia. Dice però l'importante è che mi dà anche l'appoggio lui quando viene qua, perché dopo ad Aversa era, diciamo manicomio, perché manicomio nel momento opportuno che c'era un'ispezione, allora si trasformava a due carceri a manicomio, che dai, giravamo addirittura chi so di una sacchietta e tutta questa cosa, televisore a colore, non so caccia, cioè. Dice l'importante è che lui mi dà anche l'appoggio quando lui dovrebbe venire qua per fare la perizia. E fu, ma non era fuori. Infatti io quel periodo cercavo di non fare colloquio con mia madre. Perché? Perché io nella malattia, come già avevano fatto dei certificati all'esterno, di fuori, per far risultare da piccolo già io ho avuto delle malattie, delle lesioni crani, eccetera, eccetera. Che se lesioni crani non ce l'ho. E sono anche scritti in cartella tutte queste cose che abbiamo fatto risultare. Quel periodo mia madre non veniva perché io della malattia dovevo cercare di fare entrare ugualmente che era mia madre che mi voleva male, tutte queste cose, sento le voci, i cose che si fanno praticamente a mania persecuzione, eccetera. È arrivata che è venuto anche mio fratello a farmi un colloquio, però senza entrare da... perché lui era latitante, mio fratello, Antonino. E lo fanno entrare da... è venuto Raffaele Ferrara, che parla con il direttore, e l'ha fatto entrare tramite, diciamo, dove c'è l'entrata da buca, senza passare del controllo. Siamo stati un pochettino, e ci hanno detto, dice, apprezzava tutto a posto, dice, qualsiasi cosa, ci rivolgete con tampone. Tampone era il direttore del carcere. E ogni cosa che io avevo bisogno, mi rivolgeva a lui. Dopo, durante la settimana mi mandavano anche
in una volta mi mandavano cookie su Raffaele Ferrara, mi mandavano mangiare, già cotto, poichette, eccetera, eccetera. Siamo sul direttore dopo un po' di tempo, dopo mi chiamato. Procaccino il direttore? Questo faceva difficile delle volte, perché quando mancava il direttore, Procaccino è quello che mi ha fatto la perizia. Ah, il direttore non era Procaccino? Sì. No, il direttore si chiamava Tampone. Ogni volta questo mi chiamava, Peppi, come stai, come stai, ha bisogno cosa, di qua, di là, è tutto a posto. Infatti c'erano anche, là in quel periodo c'erano anche i romani, gente che eravamo un 6-7 di quelle che eravamo simulature praticamente, che avevamo tutte cose nelle mani, da chi dottore, eccetera. Insomma, questa parezza, con l'interessamento dall'esterno, è stata fatta, mi hanno dato i manicomi dall'83 all'85, sono rimasto là. Dopo, quando prima di partire, il direttore dell'università mio, perché sono sceso io per primo grado, ma che se processo? E mi aveva fatto sapere il suo dottore che c'era una buona possibilità che il processo sia buono. Dice, mi fai il direttore, dice, Peppe, dice, io non ti garantisco niente. Finché se c'è, io appoggio tutto a fare muovere. Taruni, però non vorrei un domani, cioè, a pagare la panella io, pur dire un'altra frase, se a te da passare a cancellare la destinazione, magari pensassi che sono io, che magari, ci sono questi problemi, non se la creare, perché cioè, se io sono io non ci andrò nel suo cioè, penso che avessi chiuso tutto cosa a posto. Infatti ci andiamo un palemo, dopo Traina mi fece perizia, gli altri me eccetera, insomma, ho processo mio male. A destinazione me l'hanno cambiata, e là non ci sono andato più. E questo è un altro particolare che ho portato. Quindi Marchese le ha spiegato con tutto questo discorso che senso aveva quello che diceva lui quando diceva che era stato lei a fare in modo che andasse al manicomio. Vabbè? Ma Marchese... Con l'appoggio anche dei miei zii, perché lui... Con l'appoggio dei suoi zii. Marchese può dire tutto quello che vuole. Se gliel'ha detto suo zio, io non lo so. Ma io a lui non gli ho mai detto niente, non lo conosco, non aveva possibilità di mandarci a dire niente, signor Presidente, perché come lui sa che io non manco, ave 14 anni che non mi vedo manco con mio cognato, e quindi sa che lui è tutte queste cose. Neanche quando è uscito dal carcere lui non si è visto con suo cognato, no. Perché Bagarella andava al processo, che c'aveva un'udienza, a mio cognato Drago Giuseppe la stava da, o tribunale, lui riceve la trappoletta e si è fatto un incontro con Zutotò, che ne mandano pure 50 male uno Zutotò. Io ci faccio la verice, io non ho mandato mai niente a Marchese. Intanto, infatti, io nessuna possibilità di poter, non c'è nessuna attività. Io vorrei vedere, noi possiamo fare accertamenti, come faccio io, due volte, tre volte a settimana, a mese, di poter fare dei colloqui, e mi venivano quattro, tre familiari, con l'aereo da Palermo a Voghera, vediamo quanto più ci sono vanno, a mia comire una bottiglia in Bruno. Ma questo lo deve domandare a tua madre, a tuo padre. C'è una faccio meno 9 mesi. E i tuoi familiari le deve domandare. A me faccio pure passivo, faceva campare. A tuo padre. Mi faccio un poveraccio. A tuo padre, a me faccio passivo, faceva campare. Lo faceva campare a me padre. A tuo madre la chiede a domandare. Lo faceva campare a me padre. Se sei degno di fare. Se l'aveva chiesto per compare pure. Se l'aveva picchiato pure per compare, ma aveva chiesto mare. Ma aveva chiesto mare. Quando poi non hai stavella dopo ammazzata il vallo, mi pare ci fa, dice, però non sapevo piacere se magari ci può fare requisma. Ma che se tu puoi mandare tutto quello che vuoi, perché queste sono cose che sapete fare voi altri, cioè questi pentiti sapete fare da mandare mattina sera. Io quello che so, dico, cioè, io, e vado avanti, tu, io ho abbandonato la qualsiasi, ho abbandonato anche le cose più care che io avevo. Mi tira avanti in questa situazione, perché non condivido più tutti i regoli che avevo quasi. Vai avanti, però domani alla tua madre e a tuo padre certe cose. Signor Presidente, come campavo, stato... come non campavo, sì. Come... Lui deve parlare. Scusa. Su dottor, fammi parlare, io ti ho fatto parlare per due ore. Ci dico un altro particolare e dopo attaccava sì. C'è stato un Peppo Cambino, utignoso, no? Che eravamo nella stessa cella assieme, nell'87, e mi fa, dice... Penoso, perché due periodo, logicamente, il subinetto era in galera, io era pure un galera, un madonia era pure un galera. Mi fa, dice, Penoso, se fossimo di una scansa in libera, ne restano il suo tuccio, perché tanto io ci faceva a Peppo Cambino, che ci faceva i panini con pomodoro e con basilico. E dice, che fa, dice, Penoso, facciamo un panino come usa fare tu. Andiamo in la cucina, e se parlava più di me. Mi fa, dice, se di una scansa, dice, ne restano il suo tuccio. Un periodo che è, dice, siamo tutti a muaggio,
perché quel periodo, cioè, a parte gli altri capi mandamenti che c'erano quel periodo, che logicamente insomma, ma che i cambiamenti sempre, che ci sono stati a passare sempre cambiamenti, ma il periodo principale era Ido, perché un domani se ci scendevamo per Ido mandava una carta a buio come si trova adesso, quindi che c'erano l'altra, la stessa corrente sua erano pure dentro, allora abbiamo quella che aveva picchiato il suo posto. Ma che perché questo? Dopo ci sono gli altri, ma siamo scusi, ci sono gli altri, diciamo quelli che magari piano piano poi come si suole fare, perché io è tardi di poter fare scuscio, meglio è, ma non si ne può fare a meno, se mi hanno a chiamare a cocchierone come facevano con me zio un lazzo cuoio e lo mettono un allaceto, chissà che dovesse fare. E c'è poi io Ido mentre chiamo a San Giuseppe quel periodo che ci sono stato, mi fa dice Benuzzo, dice se fossimo quattro, scusate l'espressione alla corte, se fossimo quattro chi cucchia una quadrata, ci non andassi, ce l'hanno, portiamo con una. Sei educato, non farò pastaso, sei educato. Io ho chiesto, io ho chiesto alla corte, io ho chiesto alla corte. Lei non dice proprio niente. Io ho chiesto alla corte, ma se una a pensare solo so cosa ci stai dicendo io, abito pure so cosa ci stai dicendo la corte, perché capisci ma se so cosa sta pensando per ora. Io non sto pensando. Usaccio so come pensa la sia. Usaccio so come pensa la sia. Io gli ho detto alla corte, scusate l'espressione di quello che dico. E Bastia dice, vai stato, vai stato. Finiste, posso passare un po'? Ma si attacca. Ma che tutte queste cose le deve domandare a tua madre, a tua pace, come campavo, come non campate, cucci, rave, suede, con ogni le dava e tutte queste cose. Tutte queste cose di spedale, del dottore. Io non ho potuto fare mai niente, né per me e manco per altri. Non è che tu dici io interessare cose, perché io ho fatto sprettamente di curarmi la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, andare a lavorare, a buscare un pane e tirare avanti. Perciò quindi tu che vuoi sapere come facevi, andava, veniva tua madre e tuo padre, lo domandi a loro. Tutte le altre cose, che cosa ti devo dire? Tu accusi a tuo padre, a tuo frate, a tuo cognato, accusi a tutti, quindi accusare è una cosa per te troppo facile, troppo cosa. Ti direi solo per dire, io non ti ho visto mai, non ti conosco. Tu se pensi che vai bene così, continua sulla tua strada, continua. Io non so per quale motivo tu fai tutto questo. Ma che i motivi non lo so, perché io ho riconosciuto veramente chiedo che la cosa nostra ora nell'ultimo periodo, perché a parte questo ho visto il suo comportamento mentre chiamiamo una giangaliera nei nostri confronti, perché logicamente, anzi io mi auguro che quel periodo fu con galiera e sette galiera, perché non lo so, magari mi potete affinare pure come ci veniva a me zio che ci disse a mio frate quando mio frate venne a San Giuseppe. Ma io non... se magari si poteva avere Ugo e Pimezio, ma io non conosco una, ma la famiglia ci poteva portare magari un fiore nella tomba, le nozze non ne parliamo più esattamente, perché chi di che siamo capresiani tozio dice non ne parlava bene, però era chi di chi era tozio, non lo possiamo domandare a tuo fratello, ma che se è vero che io ho detto questo e Bastia può parlare, si appoggia perché Bastia lo sa per me frate che cosa fa per Bastia, che cosa fa per me tuo frate, se taglia pure i vini e si fa ammazzare fino all'ultimo periodo, perché mio frate ancora vi parla qualche. Fino all'ultimo periodo io, non capisci io, veramente che cos'è un sudotò o che cosa non è un sudotò. Un sudotò è chiedo che è. Ma tu puoi dire questo e l'accio con la tua bocca. Io lontanamente devo pensare quello che dici tu. Ma che se non vi conosco, non so manco chi siete, per nome vi conosco. Ma, se, ma praticamente manco conosci a chi è di Ruvanezzuia là. No. E il suo cognato Ruvanezzuia non lo conosci manco. No. Quando sono andato a Bacarella la stessa non si ci incontrò? No. Ah no? No. Ho capito. No. Non mi ci sono incontrato. A posto. Che come a posto? Ma scusa. Ma passi ragazzi, logicamente non posso dire se ci vede. Passi logicamente, a te sempre da linea. Dice, ma io tengo la linea di quella che è la verità. Passi pagava l'operaio, si metteva a pagare l'operaio, la quinta elementare. Io non ti ho detto a te se hai la quinta elementare o hai o tecnico. Signor Presidente, se lui non dà il dimissione, se non dà il dimissione, per ora è sempre io che dirige tutta la baracca. Chissà, e ora è sempre. Perché io do tutto manovra tu. Logicamente per ora c'è Bagarella. E se manovano le cose con Bagarella.
Ecco la voce che dice. Ma Bagarella è tuo cognato, facete colloqui da Bagarella, tu cioè, io non ce n'ho contatto con Bagarella. Io avevo 14 anni che non vedo Bagarella. Non avevo contatto con Bagarella. No, io avevo 14 anni che non vedo Bagarella. Ma se manca Nenno Gioia conosce. Io non conosce a nessuno, no, nessuno. Te lo sai che non conosce. O Malazzo manco conosce. No. O Malazzo non conosce mai. Logicamente, un mentista pure in Gialacito, è logico che non conoscete manco. Ma guarda che sta. C'è stato mio fratello, mi ha detto. Dice, nei, dice, ma tu abiti quando si faceva occhio il reunione, curso da tuccio, chi li cacciavano? Erano in senno, arrivavano bianchi, perché non si sapeva, non si ritornavano più. Perché logicamente quelli che erano insieme a loro che facevano questa cosa, ma sapevano come era tutta la strategia. Ci un'altra ragionavano, però non sapevamo se ritornavamo. Mio presidente, non ho più niente da dire perché logicamente il suo tocca non mi conosce, non conosce a nulla. Non ti conosce, non è la verità. È la verità, ma che c'è? Buongiorno. Grazie. Anche Rina può essere accompagnato al suo posto. Presidente, prima che scioglie l'udienza, il Pubblico Ministero chiede la trasmissione del verbale odierno di Marchese e di Mutolo per le iniziative di competenza del nostro ufficio su una serie di fatti di reato che sono stati illustrati ampiamente nell'udienza odierna, relativi ovviamente a questa gestione, per così dire, dei manicomi giudiziari. Volevo dire a Bassia, no? Senza Bassia. Questi, signor Pendite, sono gestiti. Lei da chi? Lei mi può dire, ecco, lei mi può dire da chi? Da chi ha il comando di gestirle, signor Presidente? Ci dico un altro particolare e dopo attacca Bassia. Chi ha il comando di gestirle le gestisce e le gestisce in un modo tale che quello che dice uno dicono tutti. No, io sembra così la chiamata Bassia. Io ti chiamato, chiamami di lei perché un naio è Bassia, puoi dire una puttana. Come arresta nessuno? Guarda, io non ti conosco. O Malazzo manco conosce? No. O Malazzo non conosce mai? Logicamente, un mentista pure in Gialacito, è logico non conosce manco. Ma guarda che sta. Ci sono anche le vie del Signore che sono sempre invenite. Le vie del Signore? Le vie del Signore. Che ci fosse un quotidiano. Dietro di lei, le vie del Signore sono sempre infinite, signor Presidente. Lei mi domanda come lo so. Cioè io sono i comunista che portano avanti queste cose. Signor Violanti, signor Caselle, da Palermo, cioè tutta una combriccola, tutto quello che gira attorno a queste cose, portano avanti queste cose. Questo c'è, questo governo, questo. Se devono guardare di questi attacchi, cioè comunista. Tu quando parli di Corleonese, ti avessi a lavare e sbalzare la bocca. Ma io sbalzare la bocca bene con l'aceto. Con l'aceto ti avessi a lavare la bocca tu quando parli di Corleonese. Io non conosco né te né tua sorella, non ho visto più mio cognato, io non conosco tuo fratello. Ma che se tu puoi mandare tutto quello che vuoi, perché queste sono cose che sapete fare voi altri, cioè queste pentite sapete fare da inventare mattina sera. Io... I pentite si inventano tutto, ma si inventano tutto perché vengono pagati. Che tu continui a fare pentito, fai sempre pentito, che ci vai bene. E lo so. Pentito, ma da sparire, sì, allora perché non vedi? Ma vedi, almeno quelle persone che hanno... Che... Non lo possiamo domandare a tuo fratello, ma che sei? Vai avanti, però domani alla tua madre e a tuo padre certe cose.